È difficile che il termine cemento venga affiancato a un immaginario positivo e colorato. Inutile negare che allo stesso modo i cementifici si tende a guardare con diffidenza. Le dimensioni di una struttura di questo tipo e con le necessità di controllo e gestione degli impianti forse descrivono una cittadella chiusa alla quale accedono soltanto gli addetti. La Cementi Rossi di Pederobba, che si trova tra l'argine del fiume Piave e la statale Feltrina, incute timore al passante che la vede inserita nel contesto paesaggistico, ma ha un importante ruolo nel sostentamento delle oltre 150 risorse che vi lavorano, tutte residenti nei dintorni. Oltre a garantire un livello qualitativo di prodotto capace ancora una volta di distinguersi in Italia. L'oggettiva eccellenza del materiale estratto e lavorato nell'area Valcavasia sfugge alla percezione di chi ha sempre visto questa filiera come un ingombro, anche se è chiaro che il settore dovrà lavorare ancora con costanza nel migliorare la propria natura impattante. Nella nostra visita all'interno del reparto abbiamo incontrato risorse giovani e ambiziose che si spostano in bicicletta da un reparto all'altro. Progetti di sostenibilità nei quali sono state investite decine di milioni di euro e una particolare attenzione per l'ordine in tutti gli ambienti. Elementi sui quali la Cementi Rossi, storica ditta nata prima a Piacenza nel 1932 e poi come Cementi Piave S.P.A. nel 1952 a Pederobba, non aveva mai insistito nelle sue comunicazioni. L'origine del nome Cementi Rossi S.P.A., che solitamente si scrive tutto attaccato, non ha niente a che fare con il termine Petra Rubla, quindi l'antica denominazione di Pederobba dovuta al colore della pietra che ne compone alcune sezioni geologiche. Semplicemente il destino ha portato a investire in questa zona una famiglia di industriali che di cognome faceva proprio Rossi. Dietro alla creazione di questa realtà c'è la sagoma del cavalier Giovanni Rossi da Piacenza. Oltre a far grande la sua azienda, costruì la casa ai propri dipendenti, aprì cooperative e istituì una scuola di disegno. Durante la Seconda Guerra Mondiale i suoi cementifici vennero fortemente danneggiati, ma nell'epoca della ricostruzione del paese ebbero l'opportunità di riprendersi a pieno. Assieme alle famiglie Facco e Ferro, nel 1952 fece costruire l'attuale cementificio di Pederobba, la Cementi Piave S.P.A. A dirigere lo stabilimento di Pederobba è l'ingegner Maurizio Schininà, che accetta di accompagnarci a scoprire la filiera produttiva e le iniziative legate alla sostenibilità. Prima, però, ci descrive quali sono i passaggi che descrivono la produzione del cemento, iniziando dall'estrazione della marna, un mix naturale di carbonato di calcio e argilla. La nostra miniera di Possagno è a 10 km di distanza, quindi questo è un punto di forza anche per il futuro dello stabilimento, avere la materia prima a portata di mano. Abbiamo un'area di circa 100 ettari coltivata per secondo i piani di coltivazione annuali che sono concordati con gli enti di controllo, la regione, in particolar modo il corpo della polizia mineraria. Noi a fronte di metri cubi che chiediamo di cavare, a fine anno facciamo la verifica e viene ripristinata e rinverdita la parte che viene coltivata, quindi ciò che noi togliamo alla natura lo restituiamo attraverso un'opera di idrosemina, ripiantumazione e riposizionamento delle piante. Chiaramente manca il cuore del territorio, della collina, ma viene ripiantumato, rinverdito, quindi con dei costi anche non di poco conto, però fa parte, diciamo, del processo di rigenerazione del territorio assolutamente. Con le nuove tecnologie che visitiamo nella sala di controllo centralizzata dedicata al controllo qualità e poi in laboratorio, il direttore di miniera ha la possibilità di controllare la qualità e la consistenza del materiale attraverso un analizzatore a raggi X, correggendo in tempo reale ciò che entra in cementeria. Attraverso un processo di macinazione, la farina prodotta viene poi stoccata e inviata al forno di cottura, con la conseguente produzione di clinker. La cottura rappresenta il passaggio effettivamente più energivoro e impattante dal punto di vista ambientale, perché la temperatura da raggiungere ammonta a ben 1500 gradi.
Per limitare questo effetto, la struttura di Pederobba ha ridotto il proprio impatto complessivo sull'ambiente installando un SCR, ovvero un sistema catalitico di riduzione degli NOx. Poi, guardando agli obiettivi dell'Agenda 2030, ha lavorato nei termini della sostenibilità circolare. Al termine del processo di cottura, il materiale viene stoccato in un deposito da circa 60.000 tonnellate, per poi venir nuovamente macinato in altre tipologie di mulini, che producono 9 tipologie di cementi. Al clinker si aggiunge il gesso, che fa da regolatore di presa, ovvero evita che l'indurimento del materiale avvenga repentinamente, e che può essere ottenuto da processi di economia circolare. A seconda della tipologia del cemento richiesto, si possono inserire la pozzolana, le ceneri volanti o altri materiali che garantiscono vari effetti al materiale finale. Alla fine dei processi, per evitare la presenza di cromo, il Ministero impone l'addizione del solfato ferroso. Lo stabilimento viene alimentato dalla miniera per 5 giorni su 7, ma non si ferma mai. Il forno marcia costantemente per almeno 10 mesi all'anno, a parte per alcune fermate programmate. Così lo stabilimento Cementi Rossi si pone nei confronti del futuro. Da una parte l'effettiva constatazione di quanto il cemento sia ancora un elemento fondamentale per le grandi opere, dall'altra la consapevolezza di dover procedere verso un minore impatto ambientale, senza dimenticare che la sostenibilità è composta da diversi parametri, compresa la ricaduta in termini di occupazione che una grande azienda ha su un territorio.